Sono finiti i tempi in cui il numero di visualizzazioni era il fattore più importante per il posizionamento dei tuoi video su YouTube. Ormai già da un bel po' di tempo c'è un fattore che è molto più importante e che devi seriamente considerare. Oggi scopriamo qual è. Ciao, sono Paolo e oggi vediamo il fattore più importante da tenere d'occhio nella sezione Analytics del tuo canale. In uno dei video precedenti abbiamo visto come YouTube ci mette a disposizione tanti dati relativi alla performance del nostro canale e dei nostri video. Potrebbe però essere molto facile perdersi e non capire quali siano i dati veramente importanti e che ci dicono come sta effettivamente andando il canale. Se il tuo scopo è quello di aumentare le visualizzazioni da ricerca organiche, ossia quando un utente effettua una ricerca nel box inserendo una parola chiave relativa agli argomenti che tratti, allora è di fondamentale importanza fare in modo che il tuo video appaia in alto nei risultati di ricerca, ossia sia ben posizionato. Ci sono vari fattori che influenzano il posizionamento di un video, ma uno dei più importanti, che spesso viene sottovalutato, è il tempo di visualizzazione, ossia per quanto tempo gli utenti guardano i tuoi video. Se per esempio nella maggior parte dei casi gli utenti che guardano i tuoi video li chiudono dopo pochi secondi, allora questi saranno pesantemente penalizzati nei risultati organici. Ma come si può verificare questo? Nella sezione Analytics YouTube ci ha messo da tempo a disposizione un tab chiamato Fidelizzazione del pubblico. Cliccando qui abbiamo una serie di informazioni preziosissime. Innanzitutto abbiamo come al solito i dati aggregati per canale. Quindi nell'intervallo temporale selezionato ci viene mostrato il tempo di visualizzazione medio e la percentuale media di visualizzazione. Sotto abbiamo una lista di video ordinata in base al tempo di visualizzazione e la percentuale media visualizzata. Come detto nell'altro video possiamo incrociare questi dati con altre metriche cliccando qui. Se poi vogliamo vedere come sta andando uno specifico video, tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente cercarlo qui. Come noterai sotto il grafico cambia. Ora vediamo le informazioni per questo specifico video e abbiamo due tab. Nel primo ci viene mostrato momento per momento la percentuale di utenti che hanno guardato il video dopo averlo aperto. Se clicchiamo qui abbiamo dati che comparano il nostro video ad altri di durata simile caricati su YouTube. Quindi se vediamo che la fidelizzazione è sopra la media o alta nella maggior parte del tempo, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Se invece è sotto la media possiamo cercare di capire cosa possa essere successo in quello specifico momento e migliorare nel prossimo. Sotto come vedi c'è il video, quindi in ogni momento possiamo riprodurlo e capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno bene. Questo grafico è veramente utilissimo sia per capire come stanno andando i nostri video e quindi cosa possiamo migliorare come creatori di contenuti, sia per capire ovviamente come migliorare il posizionamento dei video. Per concludere tieni presente che se il video ha poche visualizzazioni è normale che il grafico avrà un andamento un po' irregolare. Man mano che ne acquisisci si stabilizzerà verso certi valori e saranno quelli che dovrai considerare. Spero di esserti stato utile, come sempre ti consiglio di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, visita il mio sito cliccando il link nella descrizione e seguimi anche su Facebook. A presto, ciao!